Oggi ragazzi qui in Svizzera, siamo qui in Svizzera tedesca, Lucerna, vi faccio vedere i tunnel come sono qui. Qui i tunnel in Svizzera tedesca non sono tunnel, i tunnel sono tunnel ma parlano i tunnel qui, perché sono qualcosa di strepitoso, talmente sono lucenti, puliti, meravigliosi. Questo qui è il tunnel di Lucerna. Adesso gli stessi tunnel li trovi anche in Italia, così bianchi, puliti, precisi, perfetti. Allora, praticamente cosa fanno qua in Svizzera? Li pitturano tutti di bianco, poi li laccano, in modo tale che poi, saltuariamente, passano via da parte con dei rulli. E li puliscono con un getto d'acqua, con i rulli li puliscono. Quindi tu hai sempre i tunnel, le gallerie che sono pulite, precise, perfette, illuminate a giorno, meravigliose, funzionano tutte le lucine, non c'è una lampada rotta, è un altro pianeta. E adesso lo stanno, adesso anche tutte le gallerie che sono anche in Svizzera italiana le hanno fatte tutte così, quindi praticamente tutta la Svizzera è così. Sono belle, meravigliose, meravigliose. Adesso qui c'è la rientranza, vedete che anche qui tutta bella bianca, precisa. E ovunque vai, da Zurigo a Lucerna, però ripeto, adesso anche se vai su Gottardo sono tutte così, vedete, guardate che belle che sono. Purtroppo da noi molte gallerie sono scure, piove dentro, c'è da mettersi le mani nei capelli in moltissimi casi. Oppure quando le fanno, magari le fanno bene all'inizio e poi non venendo più pulite iniziano a diventare scure. Ecco, questa è la situazione in Svizzera che andrebbe, tanto per cambiare, copiata anche in Italia. La lezione che vi ho fatto vedere è stata comunque, prima diciamo che all'inizio anche un po' in Svizzera italiana non erano così perfetti i tunnel, oggi sono tutti così con questo standard, bianchi, puliti, ovunque in Svizzera li trovi così. E ragazzi, è così che dovrebbero essere i tunnel dappertutto, dappertutto, così dovrebbero essere splendenti, fatti così, bianchi, pitturati e poi regolarmente va fatta la manutenzione. La manutenzione, una parola sconosciuta purtroppo da noi. Purtroppo da noi questa parola manutenzione, prevenzione, eccetera, eccetera, è un po' sconosciuta, perché qui, vedete, pitturano di bianco da parte, li laccano e poi dopo regolarmente con dei rulli passano, puliscono, fanno la cosiddetta manutenzione, ragazzi. Bisogna fare manutenzione, è una vita che dico queste cose.